Ciao, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, quest'oggi faccio una recensione, anzi più che altro una sfida tra il Konga 40 e 90 e il Nito D750. Ho tirato fuori solo alcuni degli accessori dei due robot pulitori, logicamente mancano le basi dove lui va a ricaricarsi autonomamente, quindi ho cercato di mettere solo sul tavolo quelli che sono gli accessori disponibili dentro la scatola. Konga 4090, come possiamo vedere, due spazzoline compresa una terza già montata, quindi per tutti i tipi di pavimenti, e comunque le spazzoline, oltre essendo intercambiabili, hanno una funzione più o meno dedicata per gli usi, quindi per tappeti o pavimenti duri, ma usando la spazzolina data in dotazione, quindi già montata qua sotto, riusciamo a pulire praticamente tutto. Nel Konga vengono dati due serbatoi. Uno è già montato, che è il serbatoio per il secco, l'altro è il serbatoio per l'umido. Sì, perché il Konga ha la possibilità anche di fare un prelavaggio della nostra stanza mentre lui sta aspirando, grazie a questo serbatoio dell'umido, dove è possibile inserire dell'acqua, dove lui bagnerà di conseguenza il panno e darà un prelavaggio alla stanza. In più il Konga 4090 ha il telecomando. Il Nito 750D, come potete vedere, forma decisamente diversa, spazzola già montata per multiuso, danno una spazzola di ricambio e due filtri ad alta, come si può dire, molto performanti. In più hanno anche una spazzolina di ricambio. Anche il Konga ha la spazzolina laterale di ricambio, ma non l'ho tirata fuori in questo caso. La cosa che mi preme farvi notare è che l'altezza compresa di torretta del Konga è alto, quindi l'altezza totale è di 9,5 cm, invece l'altezza del Nito 750 è di 10 cm, quindi questi 5 mm, questo mezzo centimetro potrebbe fare la differenza se deve andare a pulire al di sotto di un mobile. Cosa interessante, tutte e due funzionano logicamente con la sua app dedicata, dove fanno la mappatura grazie al laser posto sopra ai due robot, ma quello che ha in più il Konga 4090 è il telecomando. Grazie a questo telecomando è possibile intanto posizionare e montare, ad avere il robot dove non vi è la presenza di un wifi, magari nella nostra casa di campagna dove non abbiamo il wifi, quindi possiamo programmare tramite telecomando, guidare il robot tramite telecomando oltre che con la sua app, cosa che invece con il Nito 750, quindi anche la versione D7, ricordo che la versione D750 è la versione più completa per ora che esiste sul commercio, quindi è quella con più accessori. È possibile fare solo tramite app, quindi solo tramite un collegamento wifi che deve essere presente logicamente nella vostra abitazione. Allora, la prova di comparazione che farò è molto semplice. Farò partire nella stessa stanza, qui nel mio appartamento, farò partire la pulizia del Nito 750. Lo metterò in modalità turbo, quindi aspirazione massima. Vedrò quanto tempo impiega a pulire la stanza e quanto materiale riesce a, a sollevare. Quindi quanta polvere, quanto sporco riesce a sollevare. Poi farò andare sempre nella stessa stanza subito dopo il Konga 40 e 90 e voglio vedere se lui riesce a catturare qualche particella in più o se il serbatoio rimane pulito. Naturalmente serbatoio perfettamente pulito per quanto riguarda il Nito 750 e serbatoio perfettamente pulito per quanto riguarda il Konga. Quindi ora diamo il via alla sfida. Bene, ho fatto partire il Nito 750, quindi ora aspettiamo potenza massima del Nito, quindi potenza turbo, e vediamo quanto tempo impiega e quante particelle riesce a catturare. Questo logicamente è il primo passaggio. Io possiedo un cane, quindi un animale che perde combinazione in questo periodo
fa la muta, quindi per chi ha cani e gatti direi che comunque l'uso di un robot aiuta veramente molto. Quindi il nido è partito, primo passaggio della stanza, e naturalmente riuscirà a catturare molta più sporcizia rispetto del passaggio successivo che farà il Konga 40-90. Ma appunto quello che voglio dire e voglio appurare è se, nonostante la stanza sia stata pulita con il nido 7-50, riesca a catturare ancora della polvere o in questo caso anche dei peli d'animale che il nido non è riuscito a prendere. Quindi ora velocizzerò logicamente per motivi di tempo il video aspettando la fine del passaggio della stanza del nido. Bene, il nido 750 ha finito il suo passaggio, ha impiegato 20 minuti per la pulizia di una sola stanza. Ora lo sostituisco con il Konga 4090. Bene, ho fatto la sostituzione, ho montato il 4090 Konga che ora è pronto per partire. Allora, Konga 4090 è partito. Secondo passaggio, ricordo che il primo passaggio l'ha fatto il nido di 750, quindi avrebbe già dovuto pulire o effettivamente ha già pulito. Quindi vediamo il funzionamento del Konga 4090. Logicamente anche qui velocizzerò il video per motivi di tempo. Vediamo intanto come si comporta e se riesce a sollevare, quindi a catturare peli appunto del mio cane, animale domestico, e eventualmente altra polvere che il nido 750 si è dimenticato.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. Allora, il Conga 4090 ha finito il suo passaggio ed ho notato delle differenze rispetto alla pulizia con il Neato, con il Nito 750. Allora, ecco entrambi i robot qua sopra la mia scrivania. 20 minuti la pulizia modalità turbo. Ho notato che lui ha scelto di programmare la pulizia della stanza facendone metà alla volta, quindi facendo i bordi della prima metà della stanza, poi andando sulla parte centrale della stanza e poi proseguendo con i bordi e parte centrale nella restante parte della stanza, quindi nella seconda parte. Il Conga invece 4090 ho notato che ha avuto un approccio diverso e sinceramente mi è sembrato molto più agile e molto più sbrigativo. 20 minuti per la pulizia, 16-17 minuti per la pulizia che ha impiegato appunto il tempo che ha impiegato il Conga. Però ho notato appunto che lui si è subito concentrato sul perimetro della stanza per poi coprire tutta la lunghezza della stanza, successivamente andando nelle parti, diciamo, quelle un po' più nascoste, tipo sotto una scrivania o sotto il tavolo, quindi continuando a pulire. 16 minuti di pulizia. Allora, serbatoio. Ricordo che il Nito 750 era al primo passaggio, quindi stanza completamente sporca. Vediamo cosa ha trovato per terra. Beh, devo dire che, come si può vedere, avendo un cane, ha fatto il suo lavoro. Questo è il materiale che ha aspirato il Nito. Ora, serbatoio pulito anche per il Conga. Vediamo che cosa ha aspirato il Conga, nonostante il Nito sia passato prima. Come si può vedere, sono rimasto abbastanza scioccato, perché alla fine c'è meno quantità di peli, perché logicamente il Nito è passato prima, ma come polvere diciamo che il Conga è riuscito anche a tirare su dei granelli molto più grossi rispetto a quelli del Nito. È stato, secondo me, a mio avviso, molto più agile, ha impiegato 4 minuti di meno a pulire la stanza e molto probabilmente, grazie alla spazzolina che è più lunga rispetto al Nito 750, è riuscito a raggiungere forse qualche angolo dove il Nito non era riuscito ad andare. Quindi direi, sono rimasto molto soddisfatto e sbalordito da questo Conga 4090. Quindi sfida avvenuta, molto soddisfatto del Conga 4090, nonostante sia un pilastro il Nito D750, quindi questa è anche la versione più completa come accessori. Devo dire che si è difeso davvero bene, anche se in certi punti, in certe situazioni, forse si è comportato meglio. Metterò adesso una tabella comparativa dove si può vedere il paragone del Conga 4090 con altri modelli del Nito o del Roomba e di altri vari case di costruttrici di robot aspirapolveri. Ricordo di iscrivermi al mio canale per poter appunto visionare recensioni di prodotti che non avete visto o che vi serve acquistare, quindi avere una conferma se acquistarli o no. Sotto il link metto dove acquistare il Conga 4090. Vi saluto a tutti e vi abbraccio. Ciao da Andrew Well.